Al Gavi Stadium di Bergamo va in scena Atalanta-Cagliari. È l'undicesima giornata della Serie A. Team l'Atalanta vuole il nono risultato utile consecutivo, la terza vittoria di fila tra le mura amiche. Il Cagliari invece alla ricerca del colpaccio per raggiungere in classifica proprio i nerazzurri. La formazione di Malan parte col piede sull'acceleratore e la prima occasione è per il Ciolito Simeone, che scatta sul filo del fuorigioco, si invola verso l'area di rigore. È bravo Gollini, ben appostato sul primo palo, a respingere la conclusione dell'argentino. Al 21esimo il Cagliari va vicinissimo al gol del vantaggio con Castro, che imbuca per Rogge. Il centrocampista croato taglia davanti a Freuler. È provvidenziale però l'intervento di Jim City a murare la conclusione del numero 6 del Cagliari. Ottima diagonale, grandissima chiusura di Jim City, che interviene con la gamba sinistra a deviare la conclusione di Rogge. Il primo squillo dell'Atalanta arriva al 27esimo dopo una bella cavalcata di Pasalic sulla sinistra, pallone in mezzo raccolto sul secondo palo da Timothy Castagni, che però chiude troppo la conclusione con il destro. E Mario Pasalic è purtroppo sfortunato protagonista al 32esimo, quando la punizione di Nico Giannis gli carambola sulla spalla e si infila alle spalle di Pierluigi Gollini. Il centrocampista croato non vede il pallone, peraltro deviato anche dal braccio di Palomino. La sfera lo colpisce e finisce in rete per l'1-0 del Cagliari. E la sfortuna dell'Atalanta continua al 37esimo, quando il Papu Gomez vuole scambiare con Muriel. Recupera palla al limite dell'area di rigore, fa partire un destro violentissimo e il pallone colpisce prima la traversa, poi la testa di Olsen e termina clamorosamente sul fondo. Splendido il tiro del capitano dell'Atalanta e Cagliari che si salva incredibilmente. La giornata storta dell'Atalanta continua un minuto più tardi, quando Josip Iličić, dopo aver ricevuto una manata da Nico Giannis già ammonito, reagisce e viene espulso dall'arbitro Abisso. L'Atalanta è così costretta in 10 dal 39esimo del primo tempo, che si conclude 1-0 a favore del Cagliari. I nerazzurri nella ripresa provano a reagire, seppur con un uomo in meno, ma al 58esimo arriva il doppio vantaggio del Cagliari. Pallone dietro di Simeone per Cristian Oliva, primo gol in Serie A da parte dell'uruguaiano, e Cagliari in vantaggio per 2-0 a Bergamo. Ripartenza efficace del Cagliari, intelligente il pallone a rimorchio del Ciolito per Cristian Oliva e Sardi sul 2-0. L'Atalanta non molle e continua comunque a proporsi in avanti con tutte le proprie forze. Clamorosa occasione al 61esimo, cross di Castagne. La palla arriva ad Atebor, che però incrocia troppo e non trova la porta. Chiude troppo Atebor, che non colpisce bene. Pallone che termina di pochissimo sul fondo alla destra di Olsen. Il portiere del Cagliari tira un sospiro di sollievo anche 10 minuti più tardi, quando Malinowski recupera palla al limite dell'area, fa partire il sinistro che termina però di centimetri alla sinistra del palo. Con l'Atalanta sbilanciata in avanti, con un uomo in meno, il Cagliari potrebbe far male in ripartenza. Prova a sfruttarla al 75esimo con lo scambio Nandes e João Pedro. È però bravissimo Gollini ad opporsi con il piede alla conclusione del numero 18. I tentativi di rimonta atalantini risultano vani. Il Cagliari vince 2-0 al Gavi Stadium e raggiunge i nerazzurri al quarto posto in classifica.